I noti problemi del trasporto merci su gomma, causati dalla continua chiusura dei viadotti autostradali, hanno fatto sì che quello che stiamo vivendo è un momento sicuramente positivo per i treni merci. E Sangritana S.p.A. con un workshop di 2 giorni ha acceso i riflettori sul cargo, aprendo le porte alle imprese ferroviarie che operano nel settore e a tutti gli operatori della logistica, ospitando i players e partners internazionali che operano sui mercati europei ma non solo. L'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 ha paralizzato gran parte dell'economia, ma non il trasporto merci su ferro. Sangritana Cargo non si è mai fermata, garantendo sempre i servizi e facendo la sua parte nell'approvvigionamento del tessuto produttivo del nostro paese. In questa fase molto delicata e difficile, la partnership già in essere con altre imprese ferroviarie che si occupano di trasporto merci non solo sono state rinnovate, ma anche potenziate ed altri nuovi contratti sono stati sottoscritti. Questi nuovi contratti, nuove commesse, hanno determinato la necessità di acquistare 2 nuovi locomotori F-Shunter 1000 CZ Loco, presentati il 24 luglio nella stazione merci di Contrada Saletti a Paglieta. Specialissimo direi, insomma, specialissimo. Si conclude con oggi questa 2 giorni. Ieri abbiamo fatto un focus con tutte le imprese ferroviarie aderenti alla nostra associazione che Fercargo, a partire dal presidente, l'amministratore delegato di RFI, l'ingegner Gentile, con il presidente di Ferroviaria di Autoferrocambiaria di Bari, l'amministratore delegato di Captrain, il presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza, insomma c'erano tutti gli stakeholder, come dicono quelli che parlano bene, e tutte le imprese ferroviarie più importanti private del nostro mondo della cargo. Quindi insomma un giorno di festa, oggi concluso l'inaugurazione di questi 2 nuovi locomotori, 4 milioni e 4 di investimenti per 2 locomotori, uno dei 2 alle mie spalle, investimenti in termini di infrastruttura. Ieri ricordavamo nel focus, l'abbiamo ricordato anche oggi, che Fossa Cesia, la stazione di Fossa Cesia di RFI, dove noi operiamo come operatori anche di manovra oltre che di trazione, è stata portata a 750 metri il modulo, quindi vuol dire insomma una delle poche stazioni in Italia che può ricevere nello standard europeo treni così lunghi. Anche questo è un altro primato del nostro territorio. Tutto quanto abbiamo rappresentato nelle slide di rappresentazione della nostra attività e della nostra azienda sono state tutte colte nel segno. Segno evidente non solo della dinamicità dell'impresa, ma segno evidente anche del senso di appartenenza dei lavoratori, delle maestranze. Dicevo prima, lo ha ricordato l'Arcivescovo nel benedire questo locomotore, la nostra è un'azienda molto piccola. Siamo in 100 scarsamente. Le 44 assunzioni annunciate oggi con la disponibilità quindi del nostro azionista, che è sempre comunque la Regione Abruzzo insieme a Tua, ci danno ulteriore dimostrazione di quella che è la capacità di impresa di Sangritana, e nello stesso tempo continueremo a lavorare, come ho ricordato prima, con tutti i giorni con il sorriso, che è una caratteristica all'interno di un mondo familiare, anche perché siamo in pochi, e che ci consente di lavorare con serenità. Siamo stati insieme anche giorni fa, quindi è appena arrivato, è un amore a prima vista. F-Shunter 1000 rappresenta il culmine dello sviluppo attuale della CZ Loco. È progettato sia per il funzionamento su binari di raccordo industriali nelle condizioni più difficili, sia per il servizio di linea. A tal fine può essere dotato del sistema europeo di controllo della marcia ETCS. L'approvazione secondo il certificato STI, riconosciuto a livello internazionale, garantisce la massima interoperabilità possibile nei paesi membri dell'Unione Europea. I 2 nuovi locomotori diesel entreranno in servizio nelle tratte meridionali da Melfi a Foggia, tratte ancora non elettrificate, portando così i prodotti industriali da Melfi sulla dorsale adriatica. Marco Danzi, CZ Loco Italia,
oggi la presentazione di questi due nuovi locomotori che avete fatto voi per Sangritana. Ecco, questa partnership che continua anche quest'anno. Sì, siamo molto contenti perché Sangritana era stata a suo tempo un nostro importante cliente con le locomotive 752 quasi 20 anni fa. Quindi è una partnership, un'alleanza che si ripete, e anche in questi difficili tempi di pandemia, di emergenza, abbiamo visto la determinazione e la volontà di continuare a guardare avanti. Quali sono le caratteristiche di questi due nuovi locomotori? Sono sempre ovviamente due locomotive diesel, ma rispetto alle locomotive di precedente generazione sono molto più efficienti, garantiscono una migliore affidabilità, migliori prestazioni, minori consumi, che ha anche notevole impatto sull'economia, migliore comfort per il personale di macchina. Serviranno a coprire quelle zone dove la rete ferroviaria non è ancora elettrificata. Esattamente, oppure per le attività di manovra dove per esigenze di sicurezza, di movimentazione non può esserci la linea aerea sopra il binario. Abbiamo operato per tantissimi anni solo sull'impianto di Fossa Cesia, dove ovviamente Sangritana operava le manovre per i nostri treni. Noi operiamo circa, al di là del Covid, dunque nel 2020 dovremmo operare 2000 treni l'anno su Fossa Cesia, penso che siamo diventati il primo operatore, ma questa partnership è stata resa ancora più solida e ingrandita da un accordo firmato, mi sembra nel mese di maggio, in cui Sangritana, grazie anche a queste nuove locomotive, effettuerà la trazione dei nostri treni in partenza in arrivo da Melfi per la tratta Foggia-Melfi. È una tratta non elettrificata, su cui c'è bisogno dell'utilizzo di locomotori di linea. Sangritana ha fatto degli investimenti negli anni passati, ulteriori investimenti in queste due belle nuove locomotive, e quindi noi abbiamo scelto un accordo di siglare un accordo di lungo periodo con loro, perché è un partner affidabile che a noi ci ha sempre garantito un'alta qualità per i nostri treni e quindi ai nostri clienti. Ci saranno altre novità in futuro tra queste due aziende? Allora, sicuramente questa è una direttrice molto importante per noi. La Sevel, l'impianto qui abruzzese, si sente l'impianto che funziona meglio del gruppo FCA in tutta Italia. Speriamo quindi che, se la produzione continuerà a essere così efficiente, anche il numero di treni possa aumentare, e quindi il numero di treni che noi gestiamo in collaborazione con Sangritana possa aumentare. Alla presentazione dei nuovi mezzi a disposizione di Sangritana S.p.A. anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, il quale ha ribadito la volontà dell'ente regione di puntare e investire sul trasporto merci, il quale avrà degli importanti riflessi anche in termini di occupazione, vista la previsione di 44 assunzioni con specifiche professionalità legate al trasporto ferroviario cargo. È un settore fondamentale per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Oggi le merci che passano su ferrovie sono solo il 5%, questo è un dato su base nazionale ed è una cifra troppo bassa per un paese moderno. Dobbiamo investire sulla ferrovia, dobbiamo investire sul cargo, dobbiamo investire su queste modalità di trasporto, ed è quello che la regione sta facendo e continuerà a fare nei prossimi anni. Arrivano i mezzi, arrivano soprattutto anche le piastre logistiche che consentono a quei mezzi di essere efficaci, di poter cioè caricare un numero importante di vagoni e di mezzi al servizio di tutta l'area industriale. Questo è la politica corretta, fare non soltanto fare degli interventi coordinati. Sarebbe inutile acquistare mezzi se non ci fossero le banchine lunghe 750 metri che possano accogliere vagoni merci che siano competitivi e concorrenziali rispetto ad altre modalità di trasporto. Noi abbiamo intanto rimodulato una serie di investimenti che erano presenti sui piani che abbiamo ereditato e che però avrebbero prodotto dal punto di vista dell'efficienza operativa poco o nulla, perché se si spalmavano questi soldi per fare una parte degli interventi lungo tutto il tracciato, noi avremmo avuto un intero tracciato che non era completo, che aveva solo una parte degli interventi. Abbiamo preferito concentrare in un raggio più ristretto questi fondi per fare opere complete che consentono di aprire le stazioni un po' alla volta. Peraltro, quando sarà finita la Fondovalle Sangro e verrà restituito il sedime ferroviario, porteremo naturalmente il resto dell'intervento fino al Castel di Sangro, ripristinando l'originaria linea che va dal mare fino alle montagne, fatta con tutta l'ammodernamento tecnologico che la renderà una linea assolutamente all'altezza dei tempi. Prima
Rimanendo in tema di potenziamento del cargo, il presidente di Tua SPA Gianfranco Giuliante ha poi parlato di due importanti interventi che riguardano il terminal di Saletti e la stazione di Fossa Cesia Torino di Sangro, essendo Tua soggetto attuatore dei lavori. Nello specifico, il Master Plan Abruzzo prevede un finanziamento di 5,5 milioni di euro per il potenziamento del terminal di Saletti. La piastra logistica della Val di Sangro sarà ampliata, dotandola di due nuovi binari che consentono di comporre sia treni convenzionali sia treni intermodali, rifacimento dell'impianto di illuminazione e della raccolta delle acque, nonché del manto stradale. Programmi PARFAS 2007-2013, fondi per euro 4.659.000 per l'adeguamento della stazione di Fossa Cesia Torino di Sangro al modulo europeo di 750 metri, un intervento che agevola il collegamento ferroviario tra lo stabilimento Sevel FCA e la linea ferroviaria adriatica di RFI, consentendo la formazione di treni più lunghi e riducendo sensibilmente il costo della materia trasportata. Sì, trasporto merci su ferro, che naturalmente dobbiamo continuare a migliorare. Quello che è successo in questi giorni tra ieri e oggi ha un filo comune. C'è stata una manifestazione di stakeholder del settore del trasporto merci, con presenze importanti a livello italiano, sia per quello che riguarda le aziende, sia per quello che riguarda gli operatori. Oggi c'è la presentazione dell'acquisto di due locomotori e tutto si inserisce in un piano di ristrutturazione che rende coerente un percorso iniziato da molto lontano con fondi del 2007 e che oggi noi stiamo concretizzando con una serie di operazioni di rammendo, perché inizialmente si erano previsti interventi a macchia di leopardo, mentre abbiamo razionalizzato questo discorso rendendo intermodale la Saletti, Fossa Cesia e il porto di Ortona. Ecco, è snodo importante soprattutto anche per il polo industriale di Sevel. Naturalmente, il polo industriale che fa riferimento alla Sevel è oggettivamente il polo più importante da un punto di vista logistico che c'è in questo territorio. Molte delle cose sono state fatte in modo funzionale per migliorare le prestazioni di Sangritana, ma riteniamo che tutto quanto il comparto nel suo insieme avrà dei benefici dagli investimenti che abbiamo fatto e dai nuovi acquisti che stiamo proponendo. L'Abruzzo che rimane uno snodo cruciale, essendo al centro dell'Italia. È uno snodo cruciale, finora ci eravamo mossi prevalentemente verso nord, adesso stiamo anche attaccando quello che è la propensione al sud che ci viene richiesta da diverse aziende perché è poco servita e quindi la Sangritana avrà un ruolo preminente. Box.